Hola, 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 eccomi qua. Lunedì, inizio di settimana, buona settimana, e domani inizia anche, dovrebbe, ma inizia anche la mesata. E allora, su Telegram, nella chat, Boavidiani, sta succedendo di tutto. Vabbè, una decina di i boabidiani, insomma, sono in fermentazione con sta mesata. E sto leggendo onestamente, ma anche in privato mi arrivano dei messaggi. Sto leggendo delle cose che mi stanno accapponando la pelle. E non nascondo, mi stanno mettendo anche un poco di preoccupazione, di responsabilità. Insomma, io sono stato abbastanza chiaro, credo, spero, nel video di presentazione della mesata di come sarà il tutto e se sarà il tutto. Ora, quando io vedo che 10-15 di voi, insomma, già stanno là pronti a fare i file, a fare questo, a fare quella, 50 euro, 20 euro, 100 euro, 30 euro, no, ma tutte e 9 si possono seguire, non si possono seguire, io li seguo, tu non li segui, io seguo questo, io seguo quello, ma non so che cassa mettere, poi in privato qualcuno mi scrive, dice, insomma, se poi 4, 5 le perdo a zero la cassa. Poi che devo fare? Devo rimettere altri soldi, devo rifare, devo rimpinguare la cassa, mi dai un consiglio, mi puoi fare un money management per gestire. Insomma, non è manco cominciato, già mi state incasinando. E questo è uno dei buoni vizi dei boavidiani. Ogni volta che c'è qualche iniziativa, insomma, succede sempre la stessa cosa. Speravo che questa volta fosse un qualcosa di differente, ma mi rendo conto che è sempre la stessa cosa. E allora, la prima cosa che rispondo, che ci tengo a rispondere, è a un quesito che mi è stato fatto, insomma, dicendo, sai, perché poi dopo 4-5 io capisco, come hai detto, che ci possono essere anche le prime 10 negative, le 15 negative, poi si vede a fine mese, però sai, se poi le prime 10 sono negative, sono perdenti, non negative, insomma, si è azzerata la cassa, quindi poi a quel punto là che cosa bisogna fare per arrivare fino a fine mese? E allora forse questo primo passaggio, questa prima risposta riguarda un passaggio proprio del video in cui dicevo che era la cosa più importante e che forse non, a qualcuno non è chiaro. Se tu segui uno dei 9 progetti, cioè uno dei 9 pronostici, va bene, e ne stai seguendo uno, io ho detto che per ogni pronostico non darò la puntata, ma darò la percentuale di bankroll rispetto alla puntata in corso, cioè rispetto alla cassa in corso, alla cassa disponibile in quel momento, il primo giorno, il decimo giorno, il quindicesimo giorno, che avrai. Io non so ognuno di voi che cassa avrà e al decimo giorno, alla decima scommessa, che cassa avrà. Non lo so, perché non è detto che tutti quanti, tutti i giorni giocheranno, riusciranno a seguire, faranno lavoro, poi c'è qualcuno che salta qualche punto, qualche puntata, qualche scommessa, qualcuno che non l'ha fatto, non ha avuto il tempo, ci sono 10.000 varianti. E quindi non so ognuno di voi che cassa avrà ogni giorno. Quindi io, proprio per evitare due cose, per evitare il problema di preoccuparmi della cassa di ognuno di voi, e in seconda cosa, per non azzerare mai la cassa, perché 8%, 10%, 15% proprio, ma in alcuni casi rarissimi, sarà il bankroll 7%, 5%, 8%, sarà il bankroll, la percentuale che verrà indicata nel prono giornaliero.
Ora, se tu parti con 50 euro, tanto per dire, e segui un progetto, e quel progetto mediamente si sposterà tra il 7, 8, 9% massimo di bankroll, in virtù della quota che sarà giocata per quel pronostico. Ma guarda che è difficile che azzeri la cassa dopo 10 puntate. Oddio, potrà anche succedere perché 8% di 50 euro sono 4 euro. Ok? Per 10 puntate avrei perso 40 euro, ma sarà sempre l'8%, non di 50. Se hai 50 euro, hai giocato 4. Ok, l'8% e l'hai perso, stai a 46, 50, meno 4, 46. Sarà l'8% su 46, sarà l'8% su 42, sarà l'8% su 38. Ok? Quindi, insomma, è difficile che la cassa verrà azzerata. Poi stiamo parlando proprio di schiappa, 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 insomma, cioè proprio che caspita, non indoviniamo un pronostico. E che stiamo facendo? È chiaro, quindi prima cosa, mettiamola da parte. È difficile che se non impossibile, data proprio la percentuale abbastanza bassa, 7-8% rispetto alla cassa disponibile, non la cassa iniziale, cassa disponibile, quindi è una cosa ben diversa. Ok? Quindi, prima cosa. Seconda cosa. Il mio, questa è la cosa più importante, ascoltatela bene. La mia intenzione di febbraio, ma io sbaglio sempre, sbaglio perché usciamo sono chi, e non a caso, insomma, tutti quanti dicono che sono usciamo il villaggio. Perché a differenza degli altri, aprono i canali, sparano, chiedono abbonamento, entrate e via. Poi va bene, va male, va male. Io invece ho detto, voglio fare un mese di test, e i test sono test, cioè non sono certezze, sono test. E quindi per me test significa, essendo 9 pronostici, ma diciamo che realmente ne sono 7, perché poi abbiamo l'extra che non è detto che tutti i giorni verrà pubblicato, e il live che non è detto che tutti i giorni ci saranno, quindi sono 7, che sono quelli fissi, diciamo, che poi anche di questi 7 non è detto che tutti e 7 vengano pubblicati. Ok? Quindi i test, il mese di test mi servirà proprio per capire quale quota, quale cioè che criterio di selezione dovrà adottare. Io ne ho uno, due, tre, poi il piano A, il piano B, piano C, preparato nella mia impostazione per ognuno dei pronostici, piano A, piano B, piano C, ma non è detto che possa, il mese è lungo, le scommesse sono tante, non è detto che ci sarà il D, E, F, quindi ho bisogno di un mese di test, proprio perché poi dopo, eventualmente, dovesse andare tutto bene e decidessi di continuare questo progetto, io non avrò più test, avrò pronostici da passarvi, sui quali voi punterete dei soldi e sui quali voi, per i quali voi avrete pagato un abbonamento. Quindi, se il mese prima quel pronostico ha chiuso al 60%, 65%, 70%, quello che sia, io devo fare in modo tale che quel 70% e oltre sia rispettato. Ok? Cioè che le percentuali ottenute nei test siano dopo migliorabili e migliorate nei mesi in pagamento. Ora, vedere che tutti quanti voi vi state preparando già a giocare, cioè una buona parte di voi vi state già preparando a giocare, a mettere i soldi, addirittura qualcuno scherzando, ovviamente ha detto io mi sono già licenziato. Per me è una responsabilità, questi sono test di tempo, test di scegliere i pronostici giusti, organizzare tu il tutto per bene, gestire il tutto per bene, prepararmi i fogli, prepararmi i report, prepararmi mi serve un mese di
di scuola per me stesso, di studio. Dopodiché, se effettivamente avremo visto che vale la pena andare avanti, a marzo andremo avanti. Allora è da quel momento che dovete cominciare, avendo comprato l'abbonamento, a giocare, a metterci i soldini, 20 euro, 50, 100, 7 pronostici, 9 pronostici. Il mio consiglio è, terzo consiglio, quindi, ma ribadisco il secondo, non giocate questo mese di febbraio, non giocate. I test io pubblicherò sulla chat Boavita, prima per creare lo storico dei pronostici, secondo storico pubblicato, secondo per vedere secondo per voi vedere che tipo di pronostici pubblicherò, che quote avranno e che andamento avranno. Ok? Dopodiché, a fine mese si valuterà il tutto, si considererà se è andata bene, è andata male, può essere migliorato, non può essere migliorato, e si deciderà cosa fare a marzo, ma solo in quel momento, secondo me, dovreste cominciare a puntare. Lasciate sta febbraio, non metteteci manco 2 euro di sfizio su ogni pronostico per il mese di febbraio. Non lo dovete fare. Io ho parlato di test, non ho parlato, cominciamo a in forma gratuita a febbraio e poi a pagamento a marzo. No. È solo per farvi vedere come funzionerà, come andrà, quali sono i pronostici, come saranno i pronostici, come verranno pubblicati, quando verranno pubblicati. Dopodiché, a marzo, eventualmente si comincerà a fare le cose sul serio. Ma lasciate stare le scommesse di febbraio. Il mio consiglio. Poi non venite a fine, ma Enzo, ma io ho perso 50 euro. Enzo, ho vinto 30 euro. Enzo, ho vinto 80 euro. Non mi interessa né che abbiate vinto né che abbiate perso, non dovete giocare questi pronostici che pubblicherò nel mese di febbraio. Ok? Pronto. Secondo. Il terzo consiglio che vi voglio dare è questo. Ora, ognuno di voi già sta giocando, già gioca tutti i giorni. C'è chi segue le doppie chance, tipo Diesel. C'è chi segue gli over, c'è chi segue i goal, c'è chi segue le multiple, c'è chi fa l'exchange, c'è chi fa questo e chi fa quell'altro. Ognuno già fa il suo betting, vincente, perdente, in passivo, in attivo, quello che sia, sì. Ok? E ognuno di voi, come dico sempre quando presento i tutorial, ognuno di voi ha una sua preferenza di pronostico, è una sua preferenza di quota. Ok? Ma anche di campionati addirittura. Chi gioca sui campionati top, come io, come me, e c'è chi invece preferisce i campionati minori, come molti di voi. Ok? Quindi ognuno ha il suo betting. Ora, se qualcuno di voi già segue un progetto, un programma, o già gioca, o perché ha altre fonti, tanto per dire il gol è gol. Il gol non gol, beh, insomma, non è il caso di seguire il gol non gol della mesata. Sceglietevi un altro dei pronostici. Ok, se io seguo le doppie chance, tanto per dire su Divisor, non mi metto a seguire le doppie chance in la mesata. Mi vado a farlo over 1,5, over 0,5 al primo tempo. Ok? Dice sì, vabbè, però le doppie chance di Divisor sono 1,10, 1,12, 1,16. Tu hai parlato di doppie chance un poco più alte, 1,40, 1,42, 1,38, 1, quello che sia. Dici, io ovviamente preferisco più le tue. No, lascia stare, se fai le divise, se fai già le tue doppie chance e ti vanno bene, poi se ti vanno male è un altro discorso, ma ti vanno bene, ti danno soddisfazione, lascia stare, continua a giocare quelle tue doppie chance se le giochi e segui un altro dei pronostici di Boavita, della mesata. Poi, la scelta dei pronostici, del pronostico da seguire, secondo me dovrà essere fatta a marzo. Cioè abbiamo visto com'è andata, abbiamo visto
a cosa si è potuti arrivare in passivo, a che cassa si è arrivato in passivo e quant'altro, insomma, qual è stato il punto più basso di tutto il progetto pronostico di quel mese, per quel pronostico. E quindi, insomma, oppure se sono tutti quanti in attivo, qual è quello là che è sceso più in basso per poi risalire, come è risalito, a quanto è risalito. Insomma, ci sono tutta una cosa da valutare, tutta una serie di cose da valutare prima di cominciare a mettere i soldi. Non è perché Boavide fa la mesata, ah sì, ho in testa, ho un test, ah da domani continuo, io inizio a giocare tutto quello che pubblico. Lascia sta, come avviene già molte volte nei test anche dei file che io pubblico, ma io li pubblico per un motivo specifico. Anche i test dei file e vedo che alcuni di voi li giocano i test, ma i test sono test, non sono certezze, sono tentativi. E allora aspettiamo marzo, poi vi dissi già, faremo un video sulla mesata, su come è andato febbraio, i lati positivi, i lati negativi. Tutto sbagliato, tutto giusto, lasciamo stare, abbiamo scherzato, non è cosa, oppure andiamo avanti così e vedremo più o meno, ma ci saranno anche delle indicazioni mie sulla certezza che avrò anche assunto durante il mese di febbraio su determinati pronostici e potrò anche tutto sommato suggerire, di guarda, seguite le multiple. Seguite l'over 0,5, secondo me sarebbe bene seguire l'over 1,5 dai risultati che ho ottenuto, ma anche dalla certezza che avrò assunto io durante il mese rispetto a quei pronostici che mi sono preparato a pubblicare. È chiaro, quindi tutta sta fretta, tutta questa euforia, lasciate, non mettete manco una lira, manco un euro su questi pronostici che andranno pubblicati, saranno pubblicati a febbraio. Fermate, valutiamo, vediamo, studiamo, analizziamo e poi eventualmente andremo avanti. È chiaro o no? È chiaro o no? Ok, speriamo. Spero che non voglio proprio più sentir parlare in tutto febbraio, nella chat. Perché vi. Allora facciamo così. Chi a febbraio parlerà dei pronostici la mesata nella chat e dirà sto vincendo, sto perdendo. Urrà, 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 cassa, 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 che se che là. A marzo io gli faccio l'abbonamento, non gli do accesso alla mesata. Dabù. Non voglio proprio che giocate manco un euro su questi pronostici di febbraio. Cosa che mi ha fatto piacere invece notare, ma questo succede ogni volta che c'è qualche iniziativa bavidiana, appaiono i fantasmi. Cioè, sono una marea di boavidiani occulti, gente che ha grande stima, grandi apprezzamenti per il mio lavoro, per i file, per i video, grande stima e grande apprezzamento, ma che appaiono solo in certi periodi. Quando abbiamo, cioè, mi scrivono, mi mandano email, mi scrivono su WhatsApp. Anche su Telegram, cioè Enzo ti seguo da 2 anni, da 3 anni, mi sono visto tutti i video, vedo tutti i tuoi video, che se qua però non partecipo, non faccio, non compro file perché non mi servono i file, come un'ultima che mi è arrivata stamattina, non compro i file, però seguo tutti i tuoi video, seguo tutto, cioè, mi fa piacere conoscere anche questi. Non dico boavidiano, perché per me boavidiano è quello là che partecipa alla chat, quello che partecipa in modo attivo a. Non quello che compra i file, perché non mi interessa che debba comprare i file, cioè non è che chi compra i file ha una. Come
come dire, un punto in più nella mia valutazione rispetto agli altri. Per me solo chi partecipa alla chat in modo costruttivo a favore di tutti quanti, anche di me stesso. Io, per esempio, 2 giorni fa, ieri mi pare, o l'altro ieri, in una telefonata con un boividiano, Massimiliano, dico anche il nome, Massimiliano, proprio perché voglio che lui abbia la certezza che io sto parlando di lui. In una telefonata, un boividiano che segue tutto di boivida, chat e quant'altro. Massimiliano, insomma, mi ha chiamato per un file che ha bisogno che io gli faccia, e mi ha spiegato alcune cose di cui era assolutamente all'oscuro su betfair.com. Assolutamente all'oscuro, cioè proprio per questioni di tempo, per questioni di proprio perché .com, cioè per me betfair.com ormai è un vecchio ricordo degli anni passati, ma non ci accedevo da una vita e non sapevo di certe novità che ci sono, non nell'Exchange, ma nello sportbook di Betfair, molto interessante. Molto interessante, e l'ho saputo da Massimiliano. Ok, quindi ritengo che chi partecipa in modo attivo alla chat Boa Vita con idee, ma anche con propri dubbi, con proprie richieste di informazione, cioè in modo attivo, per me sono quelle persone più boavidiane di altre. Tu puoi comprare 50 file al giorno e poi scompari. Non so se i file ti piacciono, non ti piacciono, vanno bene, ci stai guadagnando, ci stai perdendo, non so niente. So solo che poi dopo compri altri 3 file, poi compri altri 2 file, poi compri un altro file. Però, rispetto invece a chi invece non ha mai comprato un file, ma sulla chat Boa Vita partecipa, lancia argomenti, allora, benvenuto, insomma. È chiaro. Quindi, ripeto, grazie alla mesata ho conosciuto o quantomeno ho avuto contatto ravvicinato con alcuni boavidiani occulti, boavidiani fantasmi. Ok? E mi fa piacere. Per cui voglio dire, approfittare dell'occasione per dire, fatevi avanti, presentatevi, perché qui io poi vedo i video pubblicati sul canale che attingono 600, 700, 800, 400, 500 visualizzazioni. E so che i boavidiani sono intorno ai 300, 350. Quindi dico, ma o questi se li riguardano 2 volte, 3 volte, 4 volte, o ci sono una marea di persone che seguono i miei file, i miei video, di cui non ho conoscenza, di cui non ho contatto. Quindi mi farebbe piacere tutto sommato che quantomeno partecipasse, quantomeno vi scrivesse alla chat, insomma, alla chat Boa Vita, e stare lì a vedere le novità, partecipare eventualmente, non parte o leggere solo per quanto riguarda le conversazioni quando ci sono, che spesso sono anche interessanti. Quindi, insomma, essere un poco più presenti che fantasmi. Vabbè, comunque. Ma questa è una mia richiesta, insomma, la mia. Vabbè, quindi questo era quanto vi volevo dire. E ripeto e ribadisco, non mettete manco un euro su questi pronostici che andremo. Guardateli solo, seguiteli, testate anche il file che vi siete creati. Cioè, vabbè, allora io, se avessi scelto, avrei scelto le doppie chance. L'over 1,5, andiamo a vedere che cosa succede. E vi fa non secondo quello che io, come dire, secondo una mia cassa, ma secondo la vostra cassa, proprio in simulazione totale, e vedere quante volte avete giocato, se le avete giocate tutte quante, a che valore basso sarebbe arrivato, a che valore alto sarebbe arrivato. Ok, fate pure voi la simulazione, vi siete fatti i file, avete i file e gestiteli in simulazione. Insomma, allora, oggi ha detto 8%, ok, vediamo se la formulina che ci ha indicato nel video funziona. Ok, 8%, quindi devo giocare a 4 euro, metti 4 euro,
vinto, perso, quello che sia, poi vediamo a fine mese questo file che vi siete fatti cosa vi racconterà. Ok, poi potete anche seguirli tutti e 9 in simulazione. Poi vi fate le 9 copie dei file che vi siete fatti, che poi è un modo semplice, insomma, non è che dovete fare 9 fogli. Se avete fatto un foglio con quell'esempio di file che vi ho fatto vedere l'altra volta, vediamo, ecco qua, è portato la mesata. Ok, questo qua. Ok, non è detto che dovete salvare, per esempio, pronostico doppia chance. No, li chiudiamo qua. Basta solo che andate qui sul foglio 1, vedete, cliccate con il tasto destro e fate sposto copia. Ok, crea una copia. Prima, per esempio, del foglio 2, perché io qua ho 3 fogli. Prima del foglio 2 fate ok. Ok, avete foglio 1, parentesi 2 e 2. E allora questo qua cliccate 2 volte e lo potete nominare prono doppia chance, tanto per dire. Questo qua prono gol e gol, tanto per dire. Poi lo doppiamo ancora, fate sposto copia, crea una copia prima del foglio 2 qua, ok, prono 05 HT, ok. Benissimo, e ve li fate tutti e 9, fate le 9 copie in un'unica cartella, che chiamerete per esempio la progetto La Mesata, Plano La Mesata, La Mesata, La Mesata Boa Vita, sì, come volete, però vi create 9 fogli, non c'è bisogno di fare 9 file, ok? Vabbè, quindi, Excel Betting Store, è bello, no? È bello. Vabbè, quindi ok, ci siamo spiegati, ci siamo capiti, non puntate ma solo simulazione, simulazione. A domani, un abbraccio a tutti quanti, ciao.